Matteo Salvini ha scelto il 1° maggio per invitare i lavoratori italiani a stracciare la tessera del sindacato. A scanso di equivoci, Salvini ha precisato che il sindacato di cui parla è quello rappresentato da CGIL, CISL e UIL. 20 giorni fa era stato Beppe Grillo a ribadire la sua vecchia proposta di abolire la mediazione sindacale nei rapporti tra imprese e lavoratori. Secondo il leader del Movimento 5 Stelle, difendere il lavoratore significa promuovere forme nuove di partecipazione sui luoghi di produzione, tagliando al tempo stesso i vecchi privilegi del sindacato tradizionale. Vista la cattiva stampa di cui la concertazione ha goduto negli ultimi anni anche in ambito governativo, si può dire che nella politica il sindacato ha ormai pochi amici. CGIL e CISL e UIL sono dunque costrette a giocare in difesa, al punto che oggi Susanna Camusso ha dovuto ricordare che in Italia l'iscrizione al sindacato è libera e volontaria e questa libertà è un fondamento della nostra democrazia. Chiunque voglia limitarla, ha aggiunto, ha in realtà pulsioni totalitarie. Camusso trova oggi un sostegno probabilmente inatteso in un editoriale del Sole 24 Ore, in cui Alberto Orioli, riferendosi alla vicenda Alitalia, scrive che senza mediazione sociale resta solo il nugolo delle pulsioni individuali e la sintesi diventa impossibile. Nel caso Alitalia, prosegue Orioli, la linea della ragionevolezza e del realismo, propria di ogni situazione di drammatica ristrutturazione aziendale, non ha trovato seguito nei lavoratori, abbacinati dalla propaganda di chi ha puntato tutto sul non detto della possibile nazionalizzazione della compagnia di bandiera. Un non detto che ha guidato decenni di relazioni industriali in quella società. Paolo Mieli, oggi porta chiaramente molto consenso attaccare i sindacati, in particolare il sindacato confederale. Perché? Dove hanno sbagliato? Di errori ne hanno fatti, ma oggi porta consenso perché l'Italia è un paese anche vile e siccome il sindacato se la passa male, ultima vicenda, quella dell'Alitalia, tutti danno addosso al sindacato e trovano un modo. Il sindacato ha infinite colpe, tra l'altro quello di essersi eccessivamente politicizzato, non che non abbiano motivi, ma eccessivamente politicizzato. Non può un sindacato, come è accaduto per 3 anni, mettersi pregiudizialmente all'opposizione di un governo, e in più il sindacato fa parte di un grande problema e voglio precisare subito, perché la discussione di prima, no? Io per esempio accuso, gliel'ho detto anche in faccia, glielo ridico stasera, accuso Renzi di aver fatto un errore gravissimo, un reato contro se stesso, così, nel non aver fatto nessuna analisi minimamente approfondita della sconfitta del 4 dicembre, che giudica una cosa epocale, al cui confronto quello che è accaduto ieri è un pisellino, una lenticchia, niente. Però quando poi dobbiamo esaminare quella lenticchia, dobbiamo dire la verità su quella lenticchia, non possiamo dire che siccome non ha fatto un'accurata analisi del 4 dicembre, allora quella lenticchia non è esistita. Quella lenticchia è esistita e a volte le lenticchie cambiano il corso degli eventi. E quanto al sindacato potrebbe dare un contributo enorme in questo momento, svegliandosi da una sorta di torpore, non voglio usare parole ingenerose, e cambiando atteggiamento riguardo a questo governo, e questo ce n'è meno bisogno perché l'hanno già cambiato, ma soprattutto a questo PD. È assurdo che per una questione che risale a 3 anni fa non si riescano a parlare il partito della sinistra, perché CGL, no? Poi Scanzi, non per polemizzare sempre con Scanzi, ma dice che non ci sono altri partiti che io riconosca che portano 1.850.000, per carità, in una domenica di fine aprile. Quindi quando ce n'è un altro avvertitemi e io dirò che quello di destra, quello di Renzi è più di destra, e quell'altro che avrà fatto le primarie, insisto, è la sinistra vera. Scanzi, fatto sta che al sindacato mancano un po' di consensi e ci sono tanti partiti e movimenti che lo attaccano, a cominciare da Grillo e dal Movimento 5 Stelle. Ma
che l'hanno detto anche apertamente, che ci vorrebbe una disintermediazione, ma senza la mediazione del sindacato i guai sono ancora più grandi. Sì, intanto mi dispiace che sia diventato un po' l'orsacchiotto da abbattere del Luna Park il sindacato, genericamente inteso. È una delle cose che mi ha sempre dato fastidio del Movimento 5 Stelle, la generalizzazione. È colpa della stampa, è colpa della politica, è colpa dei sindacati. E dipende di chi sindacati e di chi sindacalisti parli. Se parli di Landini è una persona che svolge il suo lavoro, ci crede e combatte. Se parli di altri non hanno assolto il loro compito. Non credo che per questo il Movimento 5 Stelle meriti l'accusa di totalitarismo, come ha sostenuto la Camusso. Fossi nella Camusso e nella CGIL, però una domanda me la porrei: perché a un certo punto hanno perso la fiducia nei lavoratori, e quei lavoratori, soprattutto quei giovani, si fidano molto di più del Movimento 5 Stelle o di altre forze molto distanti da loro, come può essere la Lega, e non della CGIL? Evidentemente qualche errore il sindacato lo ha fatto. Tommaso Cerno, perché i giovani hanno oggi più fiducia nel Movimento 5 Stelle che nella CGIL? Beh, intanto perché il Movimento 5 Stelle ha delle istanze sindacali al suo interno, è un movimento che ha già una sorta di sindacato interiore, e questo si riscontra soprattutto nelle istanze di chi un lavoro non ce l'ha, mentre il sindacato ha il grave torto di non essersi accorto che mentre predicava, mentre cambiava segreterie, mentre annunciava grandi questioni con il governo, i suoi iscritti avevano un lavoro, e sempre di meno perché molti lo perdevano, e fuori c'era sempre meno gente che ce l'aveva. E tu, se sei sindacato del lavoro, devi essere sindacato anche del futuro di chi non ce l'ha. Se sei sindacato dei lavoratori, ti chiudi nell'area di quelli che oggi vengono considerati, soprattutto dei giovani, dei privilegiati, che i 5 Stelle hanno invece colto perfettamente come necessari, proprio perché hanno la forza di combattere in quanto non hanno nulla da perdere. In questo senso hanno tutto da imparare da quel movimento, su questo non ci sono dubbi. Così come ritengo che la gerarchia del sindacato abbia fatto marcire queste idee che al suo interno c'erano e che sono sempre state rinviate a un domani che poi è arrivato all'improvviso, mostrandoti solo il male, solo ciò che restava, le macerie di quello che era il lavoro, il sindacato del lavoro.